ciao a tutti. Sono andato a Machu Picchu e in questa strada dove sto tornando da Machu Picchu sono da solo perché avevo bisogno di riflettere un pochettino su quello che avevo fatto. Machu Picchu è un luogo che ti mette a dura prova. Mi ha fatto fare una riflessione un po' particolare rispetto al denaro. Tu puoi andare a Machu Picchu spendendo molto, $250, tutto in treno fino a che non ti portano su e girare le rovine. Oppure puoi andare a Machu Picchu come sto facendo io, dove ti spacchi, ma ti spacchi veramente, perché sono 10 km a piedi, poi devi salire per altre 2 ore da 2000 praticamente a 2006 e poi entri nel sito e giri tutto il sito, poi riscendi e poi ancora 10 km per tornare e poi ci sono ancora 7 ore di bus. La riflessione era questa, hanno costruito Machu Picchu in 50 anni, gli Inca, per allontanarsi da tutto e da tutti, perché non volevano guerre, non volevano casino. E hanno costruito una città veramente impressionante, perché hanno calcolato tutto, sia le quantità che avrebbe prodotto il mais, sia quante persone avrebbero voluto starci. È stato veramente complicato, cioè complicato, l'hanno costruito perfettamente. E io credo che ci voglia del sano rispetto per raggiungere questo, cioè il mio pensiero è che una volta che tu arrivi su a Machu Picchu non puoi arrivare così senza pagare dazio. Col denaro puoi fare tutto quello che vuoi, ma a volte il denaro ti mette nella condizione di prendere tutto molto velocemente. Io credo che per il mio modo di pensare, per il mio modo di vedere, avevo bisogno di faticare per arrivare là. Perché attraverso questa fatica è più grande l'impresa nell'essere su a Machu Picchu. E allora a quel punto lì, nel momento in cui ero molto affaticato, allora sì, ho capito cosa stava succedendo lì sopra. Adesso non vorrei tediare rispetto a energie cosmiche, confluiche e quant'altro. Stiamo parlando di un periodo in cui era tutto veramente faticoso, eppure hanno costruito una città e credetemi, è tutto calcolato alla perfezione. Sono rimasto molto colpito e questa sospensione nelle nuvole mi ha fatto pensare ad Atlantide. Ho fin pensato veramente di essere ad Atlantide. Ride the change. Avanti.